Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, eccoci con Polifemo, iniziamo l'odierna puntata con il congresso nazionale della Democrazia Cristiana che si è tenuto appunto a Roma, il 19° congresso, un momento in cui le varie anime democristiane hanno voluto riunirsi per appunto far ripartire il partito. Abbiamo seguito i lavori appunto nella fase congressuale e quindi la presentazione dei vari progetti, dei vari programmi inerenti appunto al soggetto con lo scudo crociato, la presentazione delle candidature a segretario nazionale che poi si è visto, si sono ridotte ad un'unica appunto candidatura, quella di Renato Grassi, e quindi vogliamo un po', come dire, notiziarvi circa il fermento che si è vissuto a Roma appunto da chi non ha mai dimenticato e ha portato sempre nel cuore lo scudo crociato. Il senatore Gianni Fontana, presidente, diciamo, uscente dell'Associazione per la Democrazia Cristiana. Lei non si ha deciso di, come dire, cedere il passo, nel suo intervento molta commozione, molta partecipazione. Quale futuro si delinea per la Democrazia Cristiana? Noi abbiamo un obiettivo strategico che è vincente e sarà questo, guardi. L'Italia ha bisogno di vincere il populismo e di vincere il sovranismo. Sono i due mali che attanagliano il Paese e l'Europa. Allora noi dobbiamo essere in grado di costituire la piattaforma sulla quale centro e sinistra antipopulisti e antisovranisti dovranno convergere. Noi ci candidiamo a questo ruolo. Quali le sue sensazioni nel congresso di oggi? C'è stato qualche momento un po' più acceso, ma è anche questa la democrazia? Questi sono è la storia dei congressi, è questa, è evidente, insomma. Però si chiude in maniera positiva. Io ho fatto appositamente e convintamente la mia adesione e la mia indicazione per Renato Grassi, che sarà una guida sicura e certa per la Democrazia Cristiana. Io, se avrò un ruolo, sarò non solo nel padre nobile. No, padre nobile ce ne sono altri più bravi. No, padre nobile potrebbe essere l'onorevole Alessi, insomma qualche altro. No, io se avrò qualche responsabilità lavorerò nell'esecutivo, eccetera, e se no sarò comunque membro del Consiglio nazionale e quando avrò la possibilità esprimerò il mio pensiero. Siamo con il dottor Raffaele Lisi, presidente appunto che ha presieduto l'assemblea congressuale. Allora, presidente, intanto lo spirito democristiano che ritorna, anche tanti momenti, diciamo, vivaci, di confronto talvolta acceso, ma è un buon segnale perché vuol dire che c'è volontà di far ripartire quella che veniva definita la balena bianca. Beh, certamente, diversamente non poteva essere. È stata un'assemblea veramente bellissima, e ci ha fatto ritornare un poco alla mente quando la DC era al suo pieno, e l'interesse che sia gli invitati che i delegati hanno avuto nella discussione poi dell'ordine del giorno e delle prospettive future del nostro partito. Devo dire che se non c'è vivacità, è un partito vivace, e quando c'è la vivacità significa che c'è l'interesse nel discutere, del resto democrazia, e se no diversamente non possiamo fare noi dei congressi se non quelli della prospettiva futura, a partire da domani, quando noi ci inizieremo a organizzare con gli organi statutari, e quindi il territorio lo riacquisteremo con le nostre idee, con quello che serve oggi ai cittadini italiani, agli italiani tutti, e saremo non il partito della speranza, ma il partito della fiducia.
Ecco, Presidente, è emersa da parte di alcuni soggetti, alcuni delegati che sono intervenuti, la necessità forte di coinvolgere la base, le periferie. Questo in un'ottica di capillarizzazione del partito sull'intero territorio nazionale. Ma l'ho appena finito di dire. E se prima non si fa un congresso e quindi poi ci sono gli organi statutari previsti, negli organi statutari previsti ci sono appunto l'apertura sul territorio delle sezioni, avremo la segreteria provinciale, avremo le segreterie regionali, ovviamente il partito deve andare in quella direzione, la capillarità, cioè ritornare ad essere presenti nel territorio ma ai problemi del territorio. Beh, la necessità però che il nuovo soggetto politico, anzi la Democrazia Cristiana, che non è un nuovo soggetto ma è sempre esistito, non si riduca solo a un discorso nostalgico ma sia un soggetto politico attivo e operativo. Guardi, la nostalgia è qualcosa che non può ritornare. La nostalgia della propria casa, la nostalgia della nostra giovinezza. Tanti elementi che danno la nostalgia alla nostra vita. Il Partito della Democrazia Cristiana non siamo noi dei nostalgici, siamo solamente i prosecutori di una idea politica. Per cui, come è nata nel 1943 con De Gasperi, no? È nata la DC con De Gasperi, ma ancora prima con il Partito Popolare Italiano di Don Sturzo, e così noi siamo i continuatori di quella ideologia, che poi ideologia non è qualcosa di eccezionale, di chissà di un significato. L'ideologia è l'obiettivo che un partito ha nella propria attività politica. Quindi l'obiettivo è il sociale, la dottrina sociale cristiana, perché noi ci rivolgiamo come partito laico e cattolico, ci rivolgiamo alla persona, quindi la persona al centro dell'attività politica della Democrazia Cristiana. Renato Grassi, l'apporto che la Democrazia Cristiana potrebbe dare al Paese in una realtà, in un quadro completamente diverso. Qual è il messaggio ai giovani, alle nuove generazioni? La DC che oggi si ripresenta nello scenario politico è una DC che richiama antiche radici, conferma la propria identità di partito con una chiara ispirazione ai valori della dottrina sociale della Chiesa, ma è un partito che vuole rinnovarsi interamente con una attenzione ai problemi di una società in continua trasformazione. È un partito che nella sua autonomia, nel suo impegno, vuol ricoprire un ruolo centrale nello schieramento politico italiano, alternativo sia ad una sinistra ormai in disfacimento e al dilagante inserimento dei movimenti populisti e sovranisti. Ecco, la possibilità di riunire, di coagulare le varie forze centriste di matrice democristiana. Abbiamo assistito negli anni scorsi ad una parcellizzazione delle forze di ispirazione cristiana, una diaspora che poi non ha certamente portato al risultato finale ottimale. Ma uno degli impegni della nuova gestione della Democrazia Cristiana è quello di lavorare ed operare per una ricomposizione della diaspora democristiana. È necessario un confronto, soprattutto un confronto sulle strategie politiche e programmatiche, perché una convergenza si fa non solo sulla riconferma dei principi ispiratori, ma soprattutto sul percorso politico che si intende portare avanti. Per noi il percorso va ritrovato al centro dello schieramento politico italiano. Siamo con l'onorevole Luigi Baruffi. La Democrazia Cristiana celebra il congresso, un voler ritornare alle origini e riaffermare quei valori di Sturzo. Sì, diciamo che è la fine di un percorso piuttosto complesso
che c'è stato dalla diaspora democristiana del 1994, quindi questo è il primo congresso di partenza della nuova democrazia cristiana, che parte dai principi di sempre, di soliti, quelli che furono e che fecero grande la democrazia cristiana dal dopoguerra in poi. Ovviamente il nostro obiettivo è riconvocare presto un congresso nuovo che dovrà, non all'interno di un numero ristretto di partecipanti ma molto più ampio, riuscire a dare una classe dirigente adeguata a quelle che sono le sfide che il mondo politico di oggi ci pone davanti. Ecco, analizzando il quadro politico nazionale, quel bipolarismo centrodestra e centrosinistra sembra essere quasi superato dalla tensione tra forze sovraniste e diciamo forze repubblicane, democratiche. Insomma, la Democrazia Cristiana come si potrebbe collocare in questo scenario che è sempre più magmatico ed in fieri? Nell'attuale fotografia dei tempi che stiamo vivendo, certamente al centro e certamente né con la destra né con la sinistra. Questo è quello che è uscito oggi dal congresso che abbiamo celebrato. Per quanto riguarda le tappe future, ad iniziare dalle europee, ovviamente faremo delle proposte ad altri amici che sono di estrazione democratico-cristiana per vedere se è possibile fare insieme un percorso. Ettore Bonalberti, delegato al congresso, lei viene da Venezia, da dove ripartire? Da questa fiammella residua di quelli che sono stati i soci storici della Democrazia Cristiana. Questo di fatto è ciò che rimane di quella balena bianca che ha caratterizzato la storia politica nazionale. Ecco, il messaggio che si sente di dare ai delegati: qualche momento di divergenza nell'ambito del congresso, occorre l'unità. Assolutamente sì. In tutta la storia della Democrazia Cristiana sono avvenuti spesso dei cambi di ruoli, sempre con non eccessivi problemi di natura personale. E questa volta l'abbiamo fatto bene e abbiamo raggiunto un equilibrio tra Grassi segretario e il futuro presidente del Consiglio nazionale, che sarà ancora Gianni Fontana. Penso che il messaggio più importante è questo: nel deserto della cultura politica italiana, che oggi vede oltre il 50% di persone che non vanno a votare, la risposta populista e nazionalista non è la risposta dei cattolici democratici. Dottor Fago, Antonio Fago, un volto storico della Democrazia Cristiana, lo scudo crociato c'è? Lo scudo crociato c'è sempre stato, diciamo, anche se alcuni hanno tentato di distruggere lo scudo crociato e non ci sono riusciti. Adesso bisogna solamente avere la capacità, nello spirito unitario, come diceva Fontana, diceva Grassi, di tentare di essere degli ottimi costruttori, di fare un ottimo palazzo, che è il palazzo dell'uomo, che deve stare al centro della politica e lavorare sul territorio. Il territorio significa i comuni, le province, regioni, Parlamento, dove ci dobbiamo affacciare solamente con lo spirito dei Gasperiani e di D'Osturzo. I rapporti con i partiti e le coalizioni, con gli altri partiti e le altre coalizioni. Incominciamo a crescere noi, dopodiché verrà un fatto naturale. Noi siamo un partito da sempre di centro, né di destra né di sinistra. Noi siamo un partito di centro dove si muove il partito, la Democrazia Cristiana, nella logica del cattolicesimo e soprattutto avere a che fare con il popolo. Il popolo significa la fabbrica, gli uffici, i lavoratori, le amministrazioni comunali, stare in mezzo alla gente, nel senso la politica si fa con la gente. Oggi purtroppo si sta facendo la politica virtuale. Lei, Fago, durante i lavori del congresso ha alzato un po' la voce rivendicando il ruolo delle periferie. Intanto sentiamo questo contributo, l'intervento di Fago, e poi al rientro lo commentiamo insieme. C'è un fatto nuovo. Dopo un'ottima relazione dell'amico Gianni Fontana, che noi siamo stati dei grandi tessitori a suo favore per 6 anni,
mi vengono a comunicare alcuni amici delegati, dopo che Gianni ha proposto la candidatura di Renato Grassi, stanno facendo la raccolta delle firme per ricandidare Gianni Fontana. Se questa è serietà di un uomo politico, me lo dovete spiegare voi. Che si porta la crack come si fa allo stadio, alla curva A e B, per essere applauditi di più, non serve a niente. Significa che nessuno rivuole la Democrazia Cristiana. Io che sono socio aggregato all'età di 14 anni della Democrazia Cristiana non permetto a nessuno, né al nord, né al centro, né al sud, di rovinare questo partito. Ancora una volta. Allora Presidente, faccia venire tutti i delegati sul tempo e venga a dire Gianni Fontana se vuole fare nuovamente il candidato. Perché qui io credo nella parola di Gianni Fontana e per me è Vangelo. Allora ritengo che tutti i delegati devono entrare qua e gli ospiti ci fanno la cortesia di ascoltare e non applaudire, perché questo nodo del partito unitario o lo vogliamo o ce ne andiamo tutti a casa, siate seri, abbiamo superato i 70 anni, la periferia siamo assenti, chi siete nelle periferie? Fatemi sapere i consiglieri comunali, i consiglieri regionali, gli onorevoli, dove ce l'abbiamo? Ma non abbiamo nessuno, ci dobbiamo vergognare, non ci conosce nessuno chi siamo, non ci conosce nessuno nel territorio, non sanno nemmeno chi è De Gasperi, chi è D'Ossurso, chi è Moro, Fanfani. Il territorio assente. Allora Presidente, sospenda il congresso, diamo mandato a Renato Grassi di sentirsi con Gianni Fontana per capire che cosa vuole fare, perché lui ha detto qui propongo la candidatura di Renato Grassi e io non mi accetto. Di là stanno facendo, stanno spaccando le regioni, stanno spaccando tutte le regioni e questo non lo permetto a nessuno. Io sono per l'unità del partito, ribellatevi se ci avete il sangue. Grazie. Bravo. Beh, dopo aver sentito questo intervento, beh, tutti la conoscono e sanno che lei le cose non le manda a dire, le dice direttamente. Un intervento sanguigno in difesa della base, delle cosiddette periferie, una difesa appunto di chi non vuole essere solo un numero ma vuole contare nel partito. Ma il mio spirito era perché a livello di corridoi si stava tentando di non mantenere più l'impegno che era il principio di questo congresso e quello dell'unità di tutti. E diciamo qualche volta, siccome che forse siamo anziani, abbiamo la presunzione di sentirci generale. Qua nessuno è generale, dobbiamo tutti quanti i gradi guadagnarli sul campo e soprattutto bisogna lavorare nelle periferie, nel territorio. Lo dicevo prima, la cosa più importante è andare in mezzo ai lavoratori, andare nel mondo della sanità, andare nel mondo universitario, nel mondo della scuola, perché molti giovani non sanno nemmeno che cosa significa Democrazia Cristiana e non conoscono gli uomini di grande valore che ha esportato la Democrazia Cristiana, tenendo conto che l'Italia ha avuto come presidente, unico presidente dell'ONU, il senatore Fanfani. Dico, molti giovani non sanno questo, la storia di Aldo Moro, la storia di Andreotti, la storia di Don Accattè, tutti grandi nella Democrazia Cristiana. E dirò anche negli altri partiti del passato, c'era l'imbarazzo della scelta e delle capacità intellettive. Oggi bisogna usare cervello e cuore. Lei ha parlato dei lavoratori, è molto legato alla realtà di Taranto, ne è stato assessore. Quando si parla di Taranto, purtroppo, il riferimento è alla situazione Ilva.
Per me l'Ilva deve essere chiusa. Condivido in pieno. E tra le altre cose deve essere chiusa, dando anche una soluzione, può sembrare. Allora, Taranto è al centro del Mediterraneo. La ricchezza di Taranto è l'agricoltura, il mare, il turismo. Le risorse archeologiche. E tutte le risorse archeologiche. E tra le altre cose, Taranto, diciamo lì dal SID, se decidono di chiuderla, non la chiuderanno, anche perché chi è venuto sta proprietà estera e non italiana, se no se starà 3 anni, userà la Ghisi che c'è a terra in India, e dopodiché fra 3 anni lo stabilimento di Taranto sarà chiuso senza tenere conto del mondo del lavoro. Allora, facendo lo stesso discorso di Bagnoli, di smettere lo stabilimento, ci sono 30 anni di lavoro, si fa la bonifica, si fa lo sviluppo delle piccole e medie aziende e si fa le piattaforme del Mediterraneo. Bene, prosegue il congresso della Democrazia Cristiana, ora però alcuni minuti per gli obblighi pubblicitari e poi saremo di nuovo con voi. Siamo con il professor Antonino Giannone, docente universitario di etica e relazioni industriali, nonché vicepresidente dell'associazione Liberi e Forti e in questa sede delegato appunto al congresso per quanto riguarda la regione Lombardia. E allora, professore, lei insieme ad altri avete elaborato un codice etico che ovviamente chi si iscrive alla Democrazia Cristiana dovrà sottoscrivere. L'etica al centro della politica. Sì, è un periodo storico dove effettivamente è stato sovvertito un principio, senza fare una lezione universitaria, che si chiama principio del NOMA, non overlap in magisteria, che fissava che la politica fissa gli obiettivi della società. E l'economia è uno strumento per realizzare quegli obiettivi e l'etica è il collante, l'amalgama della società. Questo principio è stato capovolto completamente da quando è stata abolita una legge che si chiama Stiglitz-Glass Act nel 1997 dal Bill Clinton, che consente alle banche di diventare banche commerciali e di speculazione finanziaria fino a stampare moneta virtuale, per cui il potere finanziario è diventato così enorme che ha di fatto soppiantato e quindi è diventato che la finanza stabilisce gli obiettivi della società e la politica è succube. Stiamo parlando di etica e dobbiamo un po' rapportarci alla realtà di questi mesi, dalla nascita del governo giallo-verde, il sovranismo e il populismo avanzano. Beh, effettivamente ai fini dell'etica nella società noi dobbiamo riproporre bene la collocazione dell'Italia in Europa per far sì che siano i popoli, come volevano Adenauer, come voleva De Gasperi e Schumann, che erano 3 statisti cristiani, che volevano che si configurasse un'Europa dei popoli e non un'Europa della finanza. Ora, questa è una scommessa che si farà nei prossimi mesi di approfondimento. La Democrazia Cristiana è candidata a voler riproporsi come è stato già quando è stata a fondare l'Europa, correggendo le tante distorsioni che invece ci sono state in questi anni. A votazione ultimate, come avete ascoltato, viene eletto segretario nazionale della Democrazia Cristiana Renato Grassi. Questa è la proclamazione ufficiale che... Mi fa portarlo della presidenza del nostro caso. Un impegno comune del quale tutti dobbiamo essere partecipi, perché nessuna risorsa con le proprie idee, con il proprio impegno operativo può in questa situazione restare inutilizzata. Un saluto affettuoso anche a chi è stato protagonista in questi anni del lavoro che abbiamo svolto. E un saluto affettuoso ed un augurio ad averlo al più presto con noi ad Alberto Alessi. Fontana ha fatto un appello, ha parlato di costruttori. Certo,
costruttore di idee, costruttore di un progetto politico. È quello il nostro vero compito, quello per cui oggi siamo chiamati, non un impegno tecnico e burocratico a ricostituire degli organismi e una struttura puramente e virtualmente rappresentativa. Certo, qualcuno ha definito questo nostro congresso come un congresso tecnico, un congresso che deve provvedere a degli adempimenti burocratici. Siamo costretti a farlo. Siamo costretti da un percorso che ci è stato indicato dal magistrato. E noi abbiamo ottemperato. Ma ora che abbiamo ottemperato, dobbiamo guardare avanti. Guardare avanti su quello che va fatto, sia sul piano politico, organizzativo e soprattutto sul piano politico. Intanto sgombriamo la parte degli adempimenti tecnici organizzativi. Io ho messo degli appunti nero su bianco, anche perché, lo dico simpaticamente, per evitare che l'eccessiva sinteticità dei resoconti, dei verbali del nostro amico Cugliari non lasci traccia di posizione agli atti. Noi abbiamo uno spazio limitato per il dibattito, però è solo l'avvio, perché da questo momento il dibattito è aperto e continueremo ad approfondirlo nel prossimo, io spero, in tempi brevi, Consiglio nazionale. Non abbiamo invitato componenti politici. Scusa. Adesso abbiamo ottemperato all'indicazione del magistrato e siamo liberi e dobbiamo ripensare alla forma partito, a quella che è più idonea, alle funzioni richieste da una presenza sociale in un contesto sociale e politico profondamente cambiato rispetto ai tempi della DC storica. Il congresso ha pieni poteri in questa materia, ma credo che funzionalmente, lo dico al presidente, dovremmo adottare un provvedimento di delega al Consiglio nazionale. Già c'è. Magari prevedendo una conferenza organizzativa che consenta un'ampia consultazione della base del partito, sulla forma partito, sui metodi organizzativi e sulle prospettive che ci poniamo davanti. Ma per prima cosa bisogna avviare il tesseramento, garantendo ai nuovi soci il diritto a concorrere fattivamente alla ricostruzione della struttura rappresentativa del partito ai vari livelli. Per questo dobbiamo aprire il partito senza remore alla più ampia partecipazione, soprattutto dei giovani e delle donne, con l'unico limite del rispetto di un codice etico. Ed io apprezzo e li ringrazio per la proposta che è stata fatta e che valuteremo nelle sedi opportune di codice etico elaborata da Giannone e da Luciani. Soprattutto bisogna inoltre dare una forte attenzione alla ricostruzione della struttura di base del partito, oggi virtuale, recuperando il rapporto con la gente, con i loro problemi, con quelli del territorio attraverso l'interlocuzione e la presenza nelle istituzioni locali. Quindi è certamente prioritaria una nuova strutturazione politica ed organizzativa che non è certamente più differibile in vista anche delle imminenti scadenze elettorali che si approssimano. Però non diamo un significato riduttivo solo degli aspetti tecnici e burocratici a questo congresso. Il tempo certo è ristretto, limitato per un dibattito, certo. Ma io credo che almeno alcuni punti essenziali sia necessario individuarli, non per decidere, ma quantomeno per incanalare il nostro progetto politico e il nostro dibattito da sviluppare e approfondire nelle sedi opportune. Io voglio soprattutto segnalare alcuni punti brevi. Innanzitutto,
qui è stato rilevato che è il tempo di costruttore. Ma il nostro dovere, è il nostro dovere, quello che in questo momento noi ci assumiamo come impegno, è quello di traghettare in tempi rapidi il partito verso una nuova e più grande dimensione politica ed organizzativa. E per questo dobbiamo guardare ad un orizzonte più ampio e non illuderci di potersi rinchiudere in un piccolo recinto convinti di poter sopravvivere. Dobbiamo andare oltre, esplorare nuovi territori e dare spazio alle idee e al progetto politico. Io credo che dobbiamo essere grati a Fontana, che pur tra luci e ombre, soprattutto negli aspetti gestionali, ha il grande merito di aver cercato di esplorare nuovi territori, di dare spazio alle idee, evocando la traversata nel deserto e il miraggio della terra promessa, ha intuito che bisognava non percorrere vecchi e tradizionali sentieri, avviando un'esplorazione verso il mondo che ha con il popolarismo democratico tante motivazioni di riferimento ad un comune patrimonio di valori etici, culturali e politici. La diaspora dei cattolici nell'impegno politico, considerata al tempo del cardinale Ruini come un'occasione di diffusione dei valori cristiani, è risultata irrilevante sul piano parlamentare e governativo. Oggi si può aprire una nuova stagione della presenza dei cattolici nella politica italiana. Infatti, seppur timidamente, va emergendo un nuovo protagonismo sociale e politico, sollecitato in parte dalle esortazioni che vengono dal più alto magistero e da tanti vescovi, per impegnarsi con azioni concrete per il bene comune e il dovere civico a sostegno del lavoro, delle famiglie, dell'imprenditoria sociale e a difesa dell'ambiente. Quando diciamo, un po' d'attenzione per cortesia, perlomeno per cortesia, quando diciamo di voler guardare a quel variegato mondo dell'associazionismo di ispirazione religiosa, impegnato all'insegna della solidarietà nella cultura, nell'imprenditoria, nel sociale, significa guardare con attenzione a chi opera rispettando i valori che accomunano e testimoniano il popolarismo cattolico. Tutto questo però non deve esaurirsi in una mera interlocuzione, ma va convertito con pazienza e perseveranza in un progetto politico nuovo, attuale e soprattutto coinvolgente, perché molte di queste associazioni del suo mondo sono soltanto autoreferenziali, che confermando l'identità laica del partito trasferisca i valori ispiratori della dottrina sociale cristiana in concrete azioni politiche di governo e cerchi tra le nuove generazioni la classe dirigente idonea a governare il partito e le istituzioni. Ma andare oltre il nostro recinto significa interrogarsi, chiedersi che senso ha non tentare di ritrovarci insieme tra le varie componenti scaturite dalla diaspora della DC e con quanti si richiamano a popolarismo cattolico. La parcellizzazione delle posizioni politiche condanna inevitabilmente alla irrilevanza politica ed elettorale, l'abbiamo visto in tutte le più recenti elezioni. Appresso in tal senso l'iniziativa aggregativa promossa da Rotondi, che prevede una sorta di stati generali dei democratici cristiani, un'ottima occasione di confronto, di riflessione, anche se, almeno a mio giudizio, non può essere un'iniziativa finanziata, finalizzata. Scusami, per cortesia, se dovete parlare uscite fuori dall'aula, non date fastidio. Leo, per favore. Vabbè.
Questa di Rotondi non può essere un'iniziativa finalizzata esclusivamente al sostegno al progressivo decalage politico ed elettorale di Berlusconi. Viene proposta la strada di una da molti, una strada della federazione, che può essere una premessa interessante verso un processo di unificazione, di superamento della diaspora e soprattutto del recupero del simbolo dello scudo crociato senza dover ricorrere ulteriormente alle vie legali. Federazione però è una parola magica, solo se viene coniugata come piattaforma programmatica utile e propedeutica per costruire un progetto e una strategia politica comune. E questa, a mio giudizio, la condizione preliminare per ogni possibile dialogo. Questo è un primo obiettivo da perseguire, ma per altro verso bisogna tener conto anche di uno scenario più ampio che riguarda le possibili alleanze sul piano politico e parlamentare. In tal senso ci si sta adoperando, io credo che Bonalberti, non mi dilungo, ce ne parlerà più compiutamente, per una convergenza tra movimenti di ispirazione cristiana e liberal democratica. Cito per esempio la Rete Bianca ed altri, Mauro Carmagnola sta seguendo attentamente gli sviluppi di questo processo, che possono rappresentare un'area di sensibilità certamente ampia, sempre più ampia nello scenario politico e istituzionale italiano, per le problematiche sociali trattate, ma in particolare per una nuova visione dell'Europa, soprattutto nei rapporti tra economia e finanza. Riformare le istituzioni europee, liberandoli dagli eccessivi vincoli tecnocratici e dalle lobby finanziarie, recuperare i valori originali dei padri fondatori De Gasperi, Adenauer e Schuman, così come quelli auspicati da Alterio Spinelli, è un obiettivo perseguibile se si lavora ad un ampio movimento democratico, magari ad un rassemblement alternativo ad una sinistra in progressivo disfacimento e ai dilaganti estremismi populisti e sovranisti che hanno portato in Italia al governo giallo-verde. A mio giudizio questi sono già alcuni temi, io li riepilogo. Ricostruzione del partito nelle sue strutture e nel suo progetto politico, attenzione ai fermenti nel mondo cattolico, iniziativa per un recupero della diaspora democristiana, dialogo, interlocuzione e ricerca delle alleanze che sul piano politico e parlamentare si possano consentire di essere alternativi al, come ho detto, alla destra populista e sovranista e alla sinistra in disfacimento, prossimo disfacimento. Questi sono temi e percorsi che io non considero conflittuali tra di loro. Certo che dobbiamo approfondire nel nostro dibattito per ricondurli ad una scelta strategica unitaria che dia un senso compiuto al nostro progetto politico, al nostro vuole essere un partito orgoglioso e autonomo del suo ruolo, autorevole nello scenario politico che si va delineando a livello italiano ed europeo anche in vista delle prossime scadenze elettorali, un religioso e fervente democristiano mi ha detto: ci vuole un cireneo che porti il partito alla rinascita organizzativa e politica. Io credo che per raggiungere l'obiettivo ci vuole una squadra di cirenei e tutti unitariamente coesi per dare quello che possiamo in termini di partecipazione operativa e di idee. Fontana ha detto che è il tempo dei costruttori, qualcun altro ha detto che è il tempo del coraggio. Allora dobbiamo assumerci noi tutti insieme, unitariamente, la responsabilità di lanciare il progetto politico, gettando il cuore oltre la siepe. Come diceva un grande condottiero, l'intendenza seguirà, perché siamo convinti che il futuro del Paese ha ancora sempre bisogno dell'impegno politico dei cattolici popolari responsabilmente impegnati.
In tanti ripetono, ma siete pochi. È vero, siamo pochi, ma siamo solo la punta dell'iceberg di un popolo democristiano che vuole riemergere ed essere protagonista di una nuova stagione politica. E questa è la sfida, la scommessa che abbiamo davanti a noi e che deve impegnarci tutti unitariamente a ricostruire, rinnovandola, la Democrazia Cristiana. Grazie. Bene, termina qui questa parte di Polifemo dedicata al 19° congresso nazionale della Democrazia Cristiana. Abbiamo voluto così dare importanza, dare visibilità ad una realtà che la si può, quella della Democrazia Cristiana, che la si può apprezzare o la si può criticare, ma comunque ha rappresentato un momento importante della storia del nostro paese, una forza politica che ora vuole ripartire. Ma ora ci fermiamo un po' per gli obblighi pubblicitari e poi una nuova e diversa parte di Polifemo.